Il Macerata Opera Festival 2020 sarà Bianco Coraggio. Tosca, Don Giovanni e il Trovatore, le opere protagoniste della 56esima stagione lirica che si aprirà il 17 luglio 2020. Credo che sia un passaggio molto forte e simbolico quello che prima del 2019 si annunciano i titoli del 2020 e il tema del 2020, quindi Tosca, Don Giovanni e Trovatore saranno le opere del 2020 con il tema, il colore Bianco Coraggio. È un segno forte di capacità di programmazione, è un segno forte di un messaggio all'esterno, a coloro che amano lo Sferisterio, a coloro che possono già acquistare, ed è un segno forte di capacità di visione rispetto a quello che programmeremo e dove vorremmo che la riflessione delle persone andasse a cadere. Quindi è un giorno importante e anche i registi a cui stiamo pensando saranno altre grandi belle sorprese per una nuova stagione, speriamo di successo. Ce lo chiedevano giustamente, sottolineavano come un lato negativo quello di non programmare per tempo le stagioni successive, perché i tour operator, tutti quelli, tutto il movimento diciamo, inizia fin dall'estate dell'anno precedente e quindi era necessario e lo stiamo facendo. Ancora più importante sottolineare un aspetto che abbiamo messo e abbiamo, come dire, in qualche modo cercato di riassumere in una parola i titoli del prossimo anno, e cioè il coraggio. Il coraggio identifica il nostro territorio, la nostra gente, identifica la volontà di rimboccarsi le maniche e di non piangersi addosso. È la caratteristica e la storia di questo nostro territorio, dei nostri nonni, dei nostri antenati e anche di questa vicenda del terremoto. Ci sono località in cui la gente vuole assolutamente guardare avanti, nonostante che tutti i giorni si svegli e non veda tante, come dire, tanti motivi di speranza o di ottimismo, diciamola così, ma questa forza, questa tenacia, questa determinazione deve innanzitutto stimolare tutte le istituzioni, tutti noi a fare molto di più, ma soprattutto a accompagnare, e mi piace anche che diventi il simbolo, l'omaggio alla nostra gente. Questo coraggio è l'emblema di chi vuole ripartire e ci riuscirà. Lavorare con un po' di programmazione, con un po' d'anticipo, è quello che consente intanto di ritrovare le migliori sinergie sugli spettacoli, per cui le coproduzioni, riuscirsi ad accaparrare i registi, gli scenografi, i creativi migliori, perché da questo punto di vista il tempo proprio è ciò che ci consente di arrivare primi e meglio. E poi anche per la vendita dei biglietti, riuscire ad attivare con anticipo soprattutto i gruppi stranieri è una cosa fondamentale per arrivare a Natale poi con già molte opzioni nel cassetto. Annunciati anche i prolungamenti contrattuali per il direttore musicale Francesco Lanzillotta e la direttrice Barbara Minghetti fino al prossimo 2021. Volevamo concludere questo triennio con un senso di colori, con un senso di sentimenti davvero legati al territorio, al festival. Quindi c'è stata la speranza della natura, il desiderio, la passione legata all'amore, alla gelosia. Invece il coraggio in questo caso è proprio il coraggio anche del festival in generale, perché è un festival coraggioso, un festival che sperimenta, che fa iniziative innovative e che in queste tre opere vede il coraggio come protagonista, perché nella Tosca lei è coraggiosa, ammazza un cattivo, ammazza un potente per amore. Nel Don Giovanni è un coraggio beffardo, perché Don Giovanni sfida la morte un po' per scherzo, un po' per gioco, ma poi ne rimane incastrato. E invece nel Trovatore, Leonora, anche lei con coraggio, in realtà per difendere l'amore, in realtà muore. Quindi sono tre storie coraggiose in maniera diversa e davvero anche rappresenta il coraggio del festival.